E cazzo, lo sapevo. Sei abituato ai motori grandi, rontini, no, questi spazi ristretti. E poi sei abituato pure a lavorare con qualcun altro, visto che ti metti a parlare da solo. Vai. Chi c'è? O se è per il motorino prima di 2 giorni non posso farlo, Veramente al bar mi hanno detto che cercava aiuto. E sei un meccanico? Me la cavo. Ah, allora fammi vedere lo sai fare. C'è da rimontare la balestra qui, vai. Dai. La notizia del giorno. Il mostro di Firenze ha finalmente un volto. Possiamo mandare in onda il servizio. Commissario! Commissario Perugini! Commissario, una dichiarazione! Come siete arrivati all'arresto di Maggiani? Ci dica qualcosa. Le indagini ci hanno fornito elementi sufficienti per procedere all'arresto. Altro non posso dire. Renzo! Provi a accendere adesso? Guarda, te lo dico subito, la paga è bassa. Io non mi posso permettere grosse spese. Non importa niente, basta che mi lascia fare questo lavoro. Ma ti piace così tanto aggiustare motori? Mi è sempre piaciuto fare cose pratiche. Anche a me. Sei assunto? Massimo, mi chiamo Massimo. Renzo. Renzo! Ma che succede? Che c'è? Hanno arrestato il mostro. Dondola, dondola, il vento la spinge, cattura le stelle per i suoi desideri. Un'ombra furtiva si stacca dal muro, nel gioco di bimba si perde una donna. Con voce smarrita per sempre ripete: io non volevo svegliarla così, io non volevo svegliarla così. Accomodatemi. Scusate. Facciamo posto, No, non si preoccupi, si può stare anche in piedi. No, no, ci mancherebbe altro. Prego, prego, no, sono giorni un po' così. Ecco, prego. Dunque, dicevamo, voi siete qui per... Per costituirci parte civile. Ah, sì, certo. Ci eravamo detti il motivo per telefono... Nostra figlia è morta. Capisco. E di quale processo stiamo parlando? Del processo a Pietro Pacciani. Del processo al mostro di Firenze. Se la sente, avvocato? Signorina, no, non mi passi più chiamate. Per un'ora almeno, sì. Allora. Raccontatemi tutto, dall'inizio. Mi è successo nell'84, la sera del 29 luglio. Thank you.
Che impressione le fa? Perché la gente dice che non ha la faccia dell'assassino. Non mi interessa la sua faccia. Dalle mie parti lo sanno tutti chi è Pietro Pacciani. La corte! C'è una domanda che si fanno tutti in questa stanza. Chi è Pietro Pacciani? Perché è stato indagato per i delitti del mostro di Firenze? E soprattutto, perché siede oggi qui al banco degli imputati? Ce lo può dire, commissario Perugini? Diciamo che siamo partiti da due punti fermi. Il primo è la perizia dell'FBI che ci parla di un killer solitario, violento. Il secondo? Il secondo è il fatto che il mostro non uccide dall'85. Perché? Cosa sta a significare? Beh, o che era morto o che non poteva più uccidere. Non poteva più uccidere. Può spiegarci il motivo, commissario? Che idea si era fatto? Poteva essere malato, oppure in carcere. Immagino che Pacciani rientri in questi due punti fermi. Ci può dire perché, commissario? Beh, perché Pietro Pacciani è un violento, un guardone, un maniaco sessuale. Nel 1987 era in carcere per maltrattamenti alla moglie e alle figlie. Questo però non ci dice che sia un assassino. Pacciani ha già ucciso. Silenzio! Silenzio! Per cortesia! La prego, commissario, prosegua. È una storia vecchia. Nel 1951 Pietro Pacciani sorprese la sua fidanzata Miranda in un campo, insieme a un altro uomo. Svuotò il contenuto del portafogli a terra. Esattamente. 1981, delitto di Scandicci. Il contenuto della borsa era rovesciato a terra, ma non mancava niente. Esattamente come nel delitto del 74. Anche allora l'assassino svuotò la borsa della vittima, senza portare via nulla, però. Ma c'è un'altra cosa a cui dovreste fare più attenzione. Quale, commissario? Durante il rapporto, la mano dell'uomo era sul seno sinistro di Miranda. L'ha detto lo stesso Pacciani all'epoca, durante l'interrogatorio. E perché è così importante, commissario? Perché a due delle vittime è stato asportato il seno. La mammella sinistra. Come va? Vuole uscire? No, tutto bene. Tutto bene. L'udienza è sospesa. Riprende oggi pomeriggio alle 16. Lucio! Oh, Renzo! Ma chi ti ci ha messo a lavorare in officina? Perché? Ma come perché? Il trattore doveva essere pronto per oggi. E quello mia me l'ha fatto. Lucio, calmati. Sì. Forse è difficile da riparare, dagli tempo. Do tempo? Ma lo sai, l'ho trovato dentro che stava pomiciando una ragazza. Invece di lavorare, pomiciava. Ma su via non te la prendere. Il trattore te lo faccio per domani, va bene? Un corno, tu mi avevi detto era pronto per oggi. Duccio, non è giornata. T'ho detto per domani, punto. Se tu sei nervoso, allora dimmelo, va bene? Ci si vede. Domani! Oh, salve. Sa che ho combinato un guaio, No, Duccio, piglia fuoco subito, Via, si lascia tutto. Basta così per oggi, va a mangiare da me. Buon appetito,
Oh, facci piano, se ti prendo un'indigestione, facciamo, gli diamo officina. Mangio. Tieni. La paga io questo mese. Grazie, signor Rantini. Beh, non ti sembra il caso, si potrebbe passare al tu. Va bene, Renzo. Vai, vai a casa. No, passo in officina e metto a posto il trattore. Me li voglio guadagnare questi. Ringrazio la signora. Lo farò. Mi ricorda tanto la Pia. Lo sai? Ha stessa energia. Mi ci voleva proprio un po' di leggerezza dopo oggi, eh? Signor Presidente, il signor Pacciani vorrebbe fare una dichiarazione. Prego. Allora, signor Pacciani, vuole spiegarci perché uccise quell'uomo? Io la Miranda gli volevo bene. Era un anno e più che si era fidanzata e arrivò il momento per sposarsi, ci si voleva bene. Ma un brutto giorno questa donna la trovai in compagnia di un altro e io ero geloso. Ma lei la cominciò coi dimmi, guarda, guarda, mi ha preso la forza, picchialo, picchialo. E quindi diciamo che la sua fidanzata la incitò. E io andai per tirargli due calzotti, ma questo era un pezzo d'uomo più grosso di me, ma guantò per collo e mi strozzava. Allora io fruga fruga trovai il mio coltello, lontanini sa sempre un coltello per le piante, no? E poi, accidenti a quel coltello, se non lo trovavo non sarebbe successo nulla. E dopo la maiala volse fare l'amore con me. Sì, veramente agli atti risulta che lei, Miranda, la costrinse ad avere quel rapporto, non che fosse consenziente. Senta, signor giudice, io mi rivolgo a lei. Ho sbagliato, ho ammazzato quell'uomo. Ma difendimi, se no morivo io. Ma per quella cosa poi io ho pagato con anni di carcere. Ma per queste cose dimostrerò io. Non c'entro nulla! Che coraggio! Aspetti, aspetti, che non è finito. Coraggio. Se l'imputato ha finito, vorrei ascoltare un'altra teste. La figlia di Pietro Pacciani. Rossana Pacciani, Presidente. Signorina, lei vive ancora con suo padre? No, no, non ci sto più. Ora sto lontana da casa. E non le manca la sua famiglia, suo padre? No, io e mio babbo non lo voglio più vedere. Ci può dire perché? Ci faceva delle cose brutte a me e alla mia sorella. Cose brutte quali? Signorina, non guardi suo padre, guardi me, lui non le può far nulla. Mi parli delle cose brutte. Ci prendeva, ci chiudeva nella camera e ci faceva vedere una fotografia. Che fotografia? Una di quando era giovane o la sua fidanzata. Che facevano delle cose. Sesso, facevano sesso? Sì, sì. È questa la foto? Sì. La mostri anche alla corte, per favore? Cosa faceva dopo avervela mostrata la foto? Pigliava delle cose, ce le metteva lì e se si diceva di no ci picchiava. Vi violentava e vi picchiava? Avvocato, io esco, bisogna pigliare una boccata d'aria. Non ho altro da chiedere, Presidente, grazie.
certo punto non ce l'ho fatta più. Mi mancava l'aria, sono dovuto uscire. Avresti dovuto vederla, la ragazza. Era ancora terrorizzata dal padre. Non ci posso credere che un uomo possa fare certe cose a una figlia. Quello non è un uomo. È un mostro. Ho sentito che dicono che non è stato lui, che è solo un povero contadino. Ma io l'ho guardato negli occhi, Winnie. L'ho guardato bene. E ci ho visto solo il male. E spero che lo veda anche la gente. E che lo vedano i giudici. E adesso, Pietro, mi devi dire tutto. Confessami tutto quello che ti tieni dentro. Lo sapremo soltanto il Signore ed io. Il Signore lo sa di già. Che cosa? Che non mi tengo nulla dentro io, che non c'è nulla da sapere. Io sono innocente. Innocente! Mi crede, vero? Se lo sa il Signore, allora lo so anch'io. Sì, Pietro, io ti credo. E adesso preghiamo un po', in silenzio, con gli occhi chiusi. Presidente, chiamo a testimoniare il signor Luca Giannelli. Grazie. Signor Giannelli, lei conosce Pietro Pacciani? Sì. E quando l'ha conosciuto? No, io non lo conosco di persona, lo conosco di fama. Fama per che cosa, scusi, Giannelli? Pacciani lo sanno tutti, insomma, Pacciani è un guardone. Cioè? Si spieghi meglio. Cioè, lui spia le oppiette che stanno appartate mentre fanno all'amore, ecco. Ho capito. Senta, Giannelli, c'è un episodio che la lega in modo diretto a Pietro Pacciani. Ce lo vuole raccontare? Sì. Allora, io ero in macchina con la mia ragazza dell'epoca e si era tutti in cimbanelle, si era appartati, ecco. Luca, dai, che mi aspettano a casa. Non ti preoccupare, ti ci riporta a casa, dai. Maremma maiala! Lei era in un parcheggio con poca luce ed era agitato, ha detto. Ecco, come fa ad essere sicuro che quell'uomo con la pistola fosse Pietro Pacciani? Perché io il giorno dopo, per essere sicuro, andai al mercatale e ce lo vidi. Quindi il giorno dopo il Pacciani aveva il braccio fasciato, ne è sicuro? Sì. Si ricorda quando è accaduto questo episodio? Ma non ne sono sicuro, però forse nell'estate l'84 può darsi. Può essere più preciso, per favore, Giannelli? Penso giugno, luglio, forse. Prima del 29 luglio 1984, giorno in cui furono uccisi Pia Rontini e Claudio Stefanacci, signor Giannelli? Me lo ricordo. Prima del 29 luglio, Giannelli? Mi pare di sì. Le pare di sì. E perché non denunciò Pacciani all'epoca dei fatti, Giannelli?
Ma a me andare da Rabinieri lì per lì mi sembrava una cosa... Ma mi sembrava cosa? Se lo denunciare mia figlia oggi sarebbe ancora viva, sarebbe! Sei un delinquente, ecco quello che sei, un delinquente! Va bene, Giannelli, grazie, può andare. Fermati! Guardami in faccia, eh? Tu sei come quello là dentro. Sei un assassino come Pacciani. Ti ho detto di guardarmi in faccia! Lei, che ti vergogni, siamo in tribunale! E mi lasci! Stia calmo! Buoni. Ci penso io, sono il suo avvocato. Lo faccia star calmo lei? Ci penso io. Valentino, ma lei non può fare così, Non c'è. Sta male? O è nulla. Sediamoci un attimo. È tutto a posto, avvocato. Senta, non ci venga più alle udienze, sono... Ci sono qua io. Lei stia a casa a riposarsi. No. Ma se lei viene o no non cambia niente, sa? Avvocato, adesso io rientro in quell'aula. Punto. Commissario, cosa ha fatto la polizia dopo aver individuato Pietro Pacciani come il mostro di Firenze? Beh, ordinai una perquisizione. All'epoca Pacciani era in carcere per abusi sulle figlie. Rivoltammo la cella da cima a fondo. E con quali risultati? Beh, trovammo delle cose interessanti. Trovammo un libretto intitolato Dominio sui demoni. Dei disegni fatti dallo stesso Pacciani di carattere erotico. E un nutrito numero di giornaletti porno. E cosa fece Pacciani dopo la perquisizione? Da quello che ne so io, il Pacciani scrisse una lettera. E come fa lei a saperlo, signor Nesi? Perché sono amico del Pacciani. E della persona a cui scrisse la lettera. E chi è questa persona? Il postino di San Casciano. Ovvero? Su, Nesi, non si faccia tirar fuori le parole con le pinze. Chi è questa persona? Mario Vanni. Quindi Vanni ricevette una lettera dal Pacciani. E come reagì? No. Tu mi devi accompagnare da una parte. Oh Mario, prendi un bel bicchierozzo con me, dai. Che bicchiere? Sbrigati. Che c'è? Devo parlare con l'Angiolina. E mi ha scritto i Pacciani da carcere. Andiamo, vai. No. Cosa si dissero Vanni e Angiolina, la moglie di Pacciani? Non lo so. Io rimasi in macchina. Ma Vanni non l'ho mai visto così spaventato. Allora, signor Vanni, ci dice che lavoro fa? Ma io niente, signor Presidente. Noi se andavate a fare qualche merenda per Pacciani. Non capito? Silenzio, per favore! Vanni, lei così parte male, però. Sembra si sia imparato una lezione a memoria. Non si faceva nulla di male. Se andavate a fare merenda. Ecco. Va bene. Silenzio, per cortesia, okay. Silenzio. Faceva merenda e basta. Senta, signor Vanni, lei ha paura di Pacciani? L'ha dichiarato anche nell'interrogatorio, le ricordo. Paura di paura ce l'ho. E perché ha paura? Senta, cosa c'era scritto nella lettera di Pacciani? Ora non mi ricordo, la strappai, non lo so. Perché la strappò? Non mi ricordo. Ho capito. Vada pure, Vanni. Tanto torneremo, signor Presidente, torneremo! Vada, Vanni, vada. Silenzio! Per favore, silenzio!
cosa guarda, Rontini? È che mi sembra di averlo già visto. Su, via, ti do una mano, ma che tu hai bisogno di riposare. Per fortuna che ho un marito così premuroso. Ma tu hai la faccia di quando hai un pensiero in testa vorresti fare qualcosa per scacciarlo, vero? Esatto. Qual è questo pensiero? No, è che mi viene sempre in mente la faccia di uno di San Casciano. Un certo Mario Vanni. L'ho visto al processo. Ma sono sicuro che non è la prima volta che lo vedo. Ma noi di San Casciano non conosciamo nessuno, a parte Calamandrei. Ma già, Calamandrei è di San Casciano. Torno a cena. Vai a San Casciano? Vado e torno, non ti preoccupare. Fa un caffè? Subito. Senta, sto cercando un certo Mario Vanni. Sa mica dove posso trovarlo? Sì, gli è servita una grappa poco fa e... è al tavolo qua fuori. Signora. Buongiorno. Posso esserle utile? Sì. Stavo cercando il dottor Calamandrei. Mi dispiace, ma non c'è. Come non c'è? L'ho visto 2 minuti fa. E infatti, è uscito da pochissimo. Però se vuole può lasciarmi detto qualcosa. No, non importa. Grazie. Ci sei mai stato a San Casciano? Qualche volta, perché? Ci sono stato oggi. Ha fatto una strana impressione. Cioè? Strana la gente? Sì. Cercavo una persona che avevo visto al processo, no? Gli volevo chiedere. Ma che ti venga a raccontare quello che faccio? No, mi importa invece, mi importa. Ma dov'è l'estrattore? Non lo trovo mai. Mannaggia! Oh, guardami se c'hai visite, eh. Oh, ciao. Vai, vai, vai che qua finisco io. Davvero? Non la fa aspettare. Grazie. Buona serata, divertitevi. Grazie. Tieni. Ma sei sicura che lo devo proprio fare? Sì, firma e ci guadagnerai e basta, fidati. Dai che lo porto dall'avvocato, su. Bravo, per il nostro futuro, andiamo. Dottor Perugini, come proseguirono le vostre indagini dopo la perquisizione nella cella di Pacciani? Decidemmo di effettuare delle perquisizioni all'interno dell'abitazione dell'imputato.
trovato questo. Cosa rappresentano quelle cifre? Questo è il prezzo dell'album, 4 marchi e 60. Marchi, dottore? Come fa ad esserne così certo? Perché l'album è di produzione tedesca. Infatti abbiamo chiesto all'Interpol di fare delle ricerche e abbiamo scoperto che Horst Meyer, uno dei ragazzi uccisi a Giovoli, ha comprato un album uguale a quello poco prima di partire per l'Italia. Un album che non fu trovato sulla scena del delitto, giusto? No, non fu mai trovato. E poi come avete proceduto? Chiedemmo all'Interpol di confrontare la calligrafia della commessa del negozio nel quale il ragazzo ha comprato l'album con quella della scritta sul retro. Quindi una perizia calligrafica. E con che risultato? La perizia ha stabilito che fu proprio lei a scrivere il prezzo. Questo album fu comprato da Horst Meyer nel negozio sotto casa ed è finito nella casa di Pacciani. Io mi chiedo come sia possibile. Presidente, mi scusi, io vorrei che la Corte prendesse visione anche di un'altra perizia. Riguarda l'album? No, ma riguarda il delitto dei tedeschi. Sì, io vorrei continuare senza essere interrotto, Presidente, per favore. No, scusi, Presidente, io vorrei insistere. Mi scusi. Che succede? È la difesa che fa il suo lavoro. Va bene, vediamo questa perizia. Sì, si può alzare, signor Pacciani? Avvocato, si era parlato di una perizia. Ci arrivo. Quanto è alto, signor Pacciani? Un metro e sessanta. La perizia, avvocato. Eccola. Allora, questa è una perizia balistica della polizia scientifica e riguarda il delitto dei tedeschi. Questa perizia dice in maniera assolutamente precisa che l'uomo che sparò al furgone era alto non meno di 1,80 m. 1,80 m l'assassino dei due tedeschi, 1,60 m Pietro Pacciani. A questo punto sono io a chiedervi, com'è possibile che sia stato lui a sparare? Se la difesa ha finito con i suoi colpi di teatro, io, Presidente, vorrei proseguire nella mia ricostruzione, per favore. Prego. Grazie. Allora, dottor Perugini, cosa accadde dopo la perquisizione dentro la casa? Perquisimmo anche l'esterno della casa dell'imputato. Che c'è? Niente. Dammi un attimo. Questo è un proiettile calibro 22, marca Winchester, con impresso sul fondello la lettera H, esattamente come quelli usati dal mostro. Ed è stato rinvenuto nel giardino di Pacciani. Signor Presidente, il signor Pacciani vorrebbe essere ascoltato. Prego. Io, quando lo vidi qui coso, gli dissi: ma che è un chiodo? Perché se è un chiodo, è un chiodo gobbo. È una cartuccia, mi disse il commissario Perugini. Una cartuccia? Una cartuccia a casa mia, io non l'ho mai vista, ma il culo ce l'ha messa.
E se ce l'ha messa, ce l'ha messa per incastrarmi. Non solo, ma l'ha anche invecchiata con l'acido moriatico, il maladetto brigante, birbante che gli pigliasse un oro, che gli pigliasse un canchero con lo sbocco di sangue. Perché io, signor giudice, io sono innocente. E qui c'è qualcuno che mi vuole male. Mi vuole incastrare! Signor Presidente, io non posso permettere che si facciano simili insinuazioni. Signor Pacciani, qui nessuno la vuole incastrare. Stiamo solo cercando di ricostruire come sono andati i fatti, eh? Ed ora sia finito, noi procediamo. Senti, dove l'hai presa? Ma che vuoi? Dove l'hai presa? Si può sapere cosa vuoi, vecchio? Dove l'hai presa? A Firenze, le bancherelle sono piene. Senti male? Non mi toccare! Non mi toccare! Che sto matto? Io vorrei tornare per un attimo al delitto degli scopeti, alla ricostruzione che ne fece la polizia. L'assassino si avvicinò alla tenda d'arredo. Vorrei che teneste a mente questo particolare perché è di fondamentale importanza. Il ragazzo invece uscì dalla parte opposta dove era l'assassino e scappò via in una corsa disperata. Però, nonostante la disperazione e il vantaggio che aveva, dopo una decina di metri, l'assassino lo raggiunse e lo massacrò. Un atleta, direte voi. Questo io non lo so. Io so solo che non poteva essere Pietro Pacciani perché all'epoca aveva già 60 anni e due infarti alle spalle. Scusi, Presidente, l'avvocato della difesa però sta omettendo di ricordare che il ragazzo era ferito da una spalla. No, lievemente ferito. Avvocato, per cortesia, venga al punto. Allora, l'accusa ha deciso che Pacciani è il colpevole. Ci fa ascoltare solo cose che confermano questa tesi, omettendo perizie e testimonianze che potrebbero portare all'identificazione del vero assassino. Senta, avvocato, non è ancora il momento delle arringhe. Quindi, per cortesia, si attenga al punto. Sì, per farlo vorrei chiamare a testimoniare il signor Baldo Bardazzi. Ce l'abbiamo, Bardazzi. Signor Bardazzi, li riconosce? Sì, sì. Venivano ogni tanto ai miei bar. Ci può dire l'ultima volta che li ha visti? Il giorno che l'hanno ammazzati. E in che circostanze li vide? Il pomeriggio verso le 4:30, cioè 16:30, mi ricordo con una certa precisione perché l'ora in cui arrivo alla cameriera e bar. Andiamo, va? Se no fa tardi. Non ho finito il gelato. Adesso sì che sei pronta per andare a lavoro. Andiamo. Andiamo. Io quell'uomo pensavo fosse uno della finanza che aveva seguito ragazzi per chiedergli lo scontrino. Martina, oh Martina, ma gliel'ha fatto lo scontrino alla Pia? No. Come no? No. Poi invece questo non è rientrato perché non era un finanziere. E ci può descrivere quell'uomo? Sulla trentina, capelli chiari, corti, fisico abbastanza atletico. Io però l'ho visto di spalle e in faccia non l'ho visto. Altezza? Su 1,80 m, un pochino più di me. Secondo lei, quell'uomo potrebbe essere Pietro Pacciani? No. Un uomo seguì Pia e Claudio all'uscita del bar, poche ore prima del delitto. Un uomo alto 1,80 m, come chi sparò a Giogoli.
Un uomo atletico, come chi uccise agli Scopeti. Un uomo che non era Pietro Pacciani. Forse è lui il vero assassino. Quel barista ricorda male, voglio intervenire. Avvocato, di che voglio fare una dichiarazione. Signor Presidente, il mio assistito vorrebbe rilasciare una dichiarazione. Prego. Il signor Bardazzi si sbaglia. Pia, a quell'ora non poteva essere nel suo bar. Perché, signor Rontini? Perché alle 4:30 Pia era a casa con me. Mi scusi, ma come fa ad essere così sicuro dell'orario, signor Rontini? Gliel'ho detto. Eravamo a casa io e la Pia. Mi permetta di insistere. Come fa ad essere certo che fossero le 4:30? Guardò l'orologio? Qualcosa di simile? Ma se non guardò l'orologio, come fa ad essere certo che fossero le 4:30? Perché quella fu l'ultima volta che vide la mia Pia viva. Se non abbiamo capito male, lei ricostruì che erano le 4:30, però solo a posteriori, ma non ne ha la certezza, è vero? L'avvocato non mi ha voluto credere e Canessa non ha detto nulla. Non vuoi mangiare qualcosa? Penso di mangiare. Per lei, Pacciani è il mostro? No, secondo me sono un contadino, non ce lo vedo come il mostro. Grazie. Scusate, cosa pensate del mostro? Sembra colpevole perfetto. Ma per noi Pacciani non è colpevole, non è lui il mostro. Lo vedi? Pensano che sia innocente. E se continua così lo penseranno pure i giudici. Siediti. Canessa, mi deve far testimoniare, se no questo esce di galera. Buon proseguimento con i programmi. Dio buono. Io lo so che sei buono, che non hai fatto quelle cose, che c'è chi ti vuole male. Ma stai forte. Alla fine, col favore di Dio, avrai giustizia. Io ti sono vicina. Alessia da Catania. Sono centinaia, tutte così. Stai tranquillo, Pietro, tu non sei solo. Là fuori c'è tanta gente che ti vuole bene. Sorella, io le devo chiedere un favore. Certo, Pietro, dimmi. Se mi potrebbe conservare delle cose. Non se ne parla. Dopo quello che è successo, non faccio certo tornare sul banco dei testimoni. Ma almeno mi ascolti prima di decidere. Io posso provare che Pacciani aveva una pistola calibro 22. Rontini, se io la faccio testimoniare e lei si sbaglia di nuovo, la difesa farà festa, si rende conto? Io non mi sbaglio. Mi dica quello che sa. Bruni, il guardiacaccia di Vicchio, sorprese Pacciani mentre acciava di frodo. Tirava giù i fagiani sparandogli a una beretta calibro 22. E perché Bruni non denunciò l'episodio? Perché Pacciani lo minacciò con un forcone. Disse che se lo denunciava l'avrebbe ammazzato. Signor Rontini, scusi, ma questa storia non risulta da nessun atto. Com'è che se la ricorda solo adesso? Almeno si ricorda chi gliel'ha raccontata. Certo me lo ricordo. Il Bruni. Guardi, questa storia in paese la sanno tutti, basta chiedere. Perché disturbare tutto un paese? Non basterà chiedere al Bruni? Signor Bruni, lei conosce Pacciani? Sì, certo. E le risulta che cacciasse di frodo? No, non mi risulta. No? No. E quindi non l'ha mai visto cacciare fagiani con una pistola? No, io non l'ho mai visto. È sicuro, signor Bruni? Certo, se no... l'avrei riconosciuto, no? Me lo ricorderei, giustamente. Che lei sappia, il signor Pacciani aveva una pistola calibro 22? Che io sappia, no. Avvocato, mi faccia intervenire. L'uomo mente. È sicuro che vuole intervenire? Scusi, ma allora perché ha raccontato al signor Rontini di aver visto Pacciani cacciare con una pistola?
No, io non ho mai raccontato a nessuno cose del genere, mai. Vorrei ricordare a tutti che questa è un'aula di tribunale dove si valutano le prove e non le voci di paese. Fermo, o il nodo viene male. Oggi lo assolveranno, me lo sento. Fermo. La gente crede sia innocente. I giovani come Claudio e la Pia pensano sia innocente, lo penseranno anche i giudici. Tu hai fatto tutto quello che potevi. Non puoi cambiare la testa della gente. Ora dammi un minuto che verrai. Guarda che non devi venire se non ti va. No, oggi voglio esserci. Solo un minuto. Winnie, sono contenta che vieni. Faccio subito. Commissario, comunque vado a finire oggi. Io volevo ringraziarle per tutto quello che ha fatto. Ma sono io che devo ringraziare lei, anzi è lo Stato. Ha avuto il coraggio di affrontare quest'aula. E mi creda, delle volte fa più il coraggio di gente come lei che il lavoro di noi poliziotti. Come prevede la legge, l'imputato ha diritto all'ultima parola. Prego, signor Pacciani. Io la rimetto alle vostre coscienze. Ho detto tutto nei memoriali e compagnia bella. Ho sempre lavorato come un ciuco nei campi della terra agricola. E per questi fatti io sono innocente come il Dio sulla croce. Credetemi, io... Guardate, Gesù è mio fratello e lui farà scoprire tutta la verità. Beh, un contadino che lavora tutto il giorno nella terra non ha neanche il tempo di piegarsi per lacciarsi le scarpe. Ma che devo fare? Io ho detto tutto, tutta la verità. E abbia pazienza, signor Presidente, ho il cuore infranto. La Corte si ritira per deliberare. Ci mettono tanto. Troppo, non è mica un buon segno. Ma a posto? Che mi manca l'aria. Sarà perché sono nervosa. Ti dovevo portare. No, è peggio stare a casa. Questa cosa voglio fare quando tutto finisce. Mi voglio rimettere a lavorare. Massimo uscire la fata solo. Poi non è mica giusto e faccio tutto lui, con quel poco gli do. Voglio rimettere a posto casa, rimbiancarla tutta. La Corte sta rientrando. Sì, andiamo, sono pronta. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Firenze dichiara Pacciani Pietro colpevole dei delitti a lui ascritti e lo condanna all'ergastolo e all'isolamento diurno per i primi 3 anni. Sono innocente! No, io sono innocente! Sono innocente! Sono innocente! Assassini! Assassini voi! Si goda la vittoria, ma si prepari per l'appello. Non credo che le basteranno 4 indizi, le serviranno delle prove per confermare questa sentenza, procuratore. Ciao Renzo. Che dici? Si passa in officina. Voglio portare la notizia a Massimo. Non doveva venire a lavoro oggi? Ma gli è un ragazzo. Forse voleva passare un po' di tempo con la sua amorosa, l'ha chiuso prima. Andiamo.
E c'è posto. Il tribunale. Che cos'è? Non lo so. Dice mi devo presentare al tribunale del lavoro. Perché? Massimo. Mi ha denunciato perché l'ho fatto lavorare al nero. Dai, andiamo in casa. Penso. Fammi fare, quindi. No, Renzo. Renzo, rimani qua. Fammi fare. Renzo! Renzo! Renzo. Perché? Dimmi perché. Dammi una ragione. Vuoi più soldi? È questo quello che vuoi, più soldi? No, Renzo. Perché si tratta di soldi, eh? Va bene. Allora eccoli i tuoi soldi. Eccoli. Che fai? Pigliati i tuoi soldi, tieni. Pigliati i tuoi soldi. Pigliati i soldi. Massimo non vuole la sua elemosina. Vorrebbe soltanto i suoi diritti. Adesso si riprende i suoi spicci e se ne vada. Perché? Massimo! Io l'ho trattato sempre come un figlio! Massimo! CSI Scena del Crimine, 100% Grissom. Tra poco su Fox Crime.